adesso vedi, adesso vedrai, eccolo lì. Eccola lì. Buonasera, benvenuto a Lele Cavallotti. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati. Allora, dopo un po' di anni ci siamo ritrovati su RCM. L'ultima volta che sei stato qua, quanto tempo fa è stato? Credo fosse appena prima del periodo Covid. Appena prima del periodo Covid? Del periodo folle del Covid, con le chiusure, le mascherine, igienizzanti. Eri venuto con quel cagnolino, mi ricordo che... Ero venuto con Mino Mino Cuoricino, il mio cagnolino, sì, e poi ci siamo visti con i martelloni vari, Alessio Bosani, la Carola e Giannini, Giannini, che salutiamo ovviamente se ci stanno guardando. Buonasera anche a voi, ben sintonizzati, benvenuti anche a voi. Allora Lele, nel frattempo cos'è successo? Ti vediamo reduce da una ora io non voglio togliere qualcosa a un amico quale è per me Luca Del Gobbo, perché ci mancherebbe guai, no, chi mi tocca Magenta e il sindaco. Luca oggettivamente è innocente, perché poi tante volte si commette questo, ma non mi piace parlare di errore, però si commette questa inesattezza, ossia di confondere quello che è l'amministrazione comunale con la gestione del comune, con la macchina comunale, con la polizia, cioè la polizia locale ha un suo apicale, l'APOA come si chiamano adesso, no? L'ufficio tecnico ha un suo dirigente, quindi un conto è l'impronta politica, un conto è la parte più amministrativa, cioè la polizia locale fa il suo compito anche se non dovesse esserci il sindaco, insomma, ecco, poi cent'anni certo. All'amico Luca Del Gobbo. Certo. No, succede che, cerco di farla breve la spiegazione, io sono uscito di casa con il cane, ho recuperato la macchina, stavo andando corbetta e mi accorgo di non avere il pacchettino dei sacchettini per il cane, per le deiezioni canine. Ecco, se poi mi è permesso, certo, un invito a tutti i proprietari, bravo di Lele, cani, bravo, aspetta, ti faccio anche l'applauso perché te lo meriti, bravo Lele, raccogliete le deiezioni, bravo Lele, canine. Bravo, io ho assistito anni fa a una persona anziana che con il bastone ha appoggiato il bastone sullo scremento di un cane, il bastone è scivolato, è caduto, si è sporcato. Questo uomo anziano si è messo a piangere, una cosa che non dimenticherò mai. Ma comunque adesso, al di là di questo episodio brutto, ma è questione di civiltà, insomma. Ma i cani d'accordo. Ci danno tanto e ci danno anche la cacca. Sono d'accordo. E va pulita, assolutamente. Niente, dicevo allora. Anche perché ci passa un bambino, gli va sopra un po' antipatico. Sì, sì, ma poi insomma è questione di igiene ambientale, no? Se ci lamentiamo che il marciapiede è sporco, quello non va bene, iniziamo noi a essere un po' virtuosi nella nostra quotidianità. Sono più d'accordo, bravo. Dicevo, vado in macchina, mi accorgo proprio che il portasacchettini che ho legato al guinzaglio di Mino Mino era vuoto, no? E allora, siccome sto in giro un po' di ore, torno a casa, sono qua ancora vicino a casa, torno a prendere una scorta di questi sacchettini che è un rotolino, no? Lascio la macchina sotto casa, salgo, scendo, ero di fretta, sbagliando, quindi mea culpa, non ho messo il disco orario. In quel momento è passata la polizia locale, l'ausiliario della sosta, non so poi chi, perché non ho visto. Hai ampiamente detto è colpa mia, cioè assolutamente questo, sì, il questo va sottolineato. Non ero esposto, oppure vabbè, io ho quelli lì fissi, comunque vabbè, non l'avevo messo, va bene. Poco importa. E un minuto o una giornata, l'infrazione c'è e mi sono preso una mia multa. Vabbè, normale, non che fossi contento di averla presa, ma ero consapevole dell'errore. È chiaro, certo. Sapendo che se la paghi in pochi giorni, insomma, nell'immediatezza, c'è una sorta di sconto, no? Sì, allora, quelle antipatie che ti fanno pensare di essere un po' anche al discount. Cioè, se la pago, hai uno sconto, porta i tuoi amici in divieto di sosta dopo 7 giorni. Se ne pago 2, me ne sconti la terza. Esatto. No, insomma, è una facoltà, no? Che offre la legge. Certo. Allora, non il giorno stesso, perché ho telefonato al comando, mi ha detto no, non venga subito perché non l'abbiamo ancora registrata. Con 1 o 2 giorni dopo, adesso non ricordo la data esatta, vado a pagare, erano 29 euro e rotti, quindi do la mia banconota da 20 euro, una grande cifra comunque, e mi dicono no, non può pagare in contanti. E dico, ho strabuzzato gli occhi, no? Dico, perché non posso pagare in contanti? Sono veri, cos'è, soldi, per no? L'antiriciclaggio con... ma no, perché poi adesso si è creata questa sorta di demonizzazione del contante, per cui mi rendo conto che le nuove generazioni, ad esempio, fuori di sentire qua c'è discorso, sì. Se tu parli del contante, riciclaggio,
No, se, non so, no, se no, vado no, al tabaccaio e compro le sigarette spendo 6 euro, non fumate. Io fumo un brutto vizio. O se fumi vado ancora, al bar e prendo il caffè da ancora. Poco, poco, 4-5 bravo, euro. Bravo, sì, bravo. Sì, sono il cardiologo. Smetti, smetti. Lo so. Se vado a pagare il mio euro e 10 di caffè, ma anche 20, 30, 40 euro, non c'è nessun riciclaggio. Cioè, l'importante è chiedere la ricevuta fiscale. L'importante è chiedere la ricevuta fiscale, cioè non c'è evasione, dell'avvenuto non c'è pagamento. Io chiedo la mia, ecco, ok. Se tu chiedi lo scontrino, la chiamata tua pezza giustificativa, o con la carta sei a posto. Comunque, insomma, mi sembra impossibile questa cosa. Anche perché le mie reminiscenze dei miei studi di giurisprudenza ricordo molto bene che il codice penale dice espressamente che poi nessuno. Tu, al di là di questo, sei anche esperiente del fatto che tu sei stato comunque nella macchina comunale, sai come si muovono certe cose. Io ho avuto anche la delega assessorile alla polizia locale. Punto, che ricordo bene. Però sono passati un po' di anni. No, però il codice penale, quindi c'è una cosa importante, dice che nessuno può rifiutare un pagamento in contanti, perché l'unica moneta a corso legale è il contante in Italia. C'è un limite però non è 29 euro. Se non mi sbaglio, ecco, con l'ultimo governo ha alzato 5.000 euro, ma insomma qui parliamo di 29-30 euro, insomma, no? E adesso non voglio sempre prendere l'esempio della casalinga di Voghera, però perché obbligare una persona, magari anziana o magari come me, che non sono ancora anziano ma mi manca poco, a dover avere un conto corrente, dai, una dai, carta dai, di credito, un banco, ma perché? Cioè, se io voglio vivere senza queste cose. Sì. E poi comunque no, è ben chiaro, cioè, ho capito perfettamente. Guarda, ti cito anche una cosa, così la salutiamo se ci sta ascoltando, no? Una persona che conosciamo tutti, Camilla Giocondi. Dico questo episodio perché l'ha scritto lei in pubblico, quindi non c'è nessun motivo di privacy particolare. È lei che è molto attenta a codici privacy, molto più di me sicuramente. Le è stato sottratto in maniera fraudolenta il suo prezioso telefonino Apple. E che sembrerebbe sulla carta il telefono più sicuro, più difficile da violare. Sono riusciti a violare il suo telefono e le hanno fatto danni con i vari conti online, le prepagate, gli acquisti, queste cose qua, no? E è vero che avrebbero potuto scipparla, però insomma con i contanti io sono convinto. Un altro caro amico a Segrate, San Felice di Segrate, Eni Station, l'area di servizio dell'Eni, si è fermato a fare benzina e ha avuto dei danni sulla carta di credito pazzeschi, non certo per il gestore, bravissima persona, ma perché nottetempo qualcuno aveva modificato il POS, insomma, il self service, e quindi gli avevano clonato la carta. Se non avessero messo le sue canoniche 20 o 50 euro nella macchinetta, probabilmente non sarebbe successo. Con questo non voglio difendere un metodo di pagamento o un altro, dico solo però che è assurdo che mi sia stata negata la possibilità di pagare in contanti una cifra come così. Si sono giustificati? Regolamento interno, regolamento per legge, e alla seconda domanda si rivolga al superiore, faccia ricorso, con quelle formule standard non simpaticissime. Anche dico, vabbè, strano che De Luca del Gobbo abbia... No, lui non c'entra niente, Luca. Luca, poi arriviamo anche a Luca del Gobbo, perché poi si è informato di questa cosa. Se ci sta guardando, sì, Luca del Gobbo, i migliori saluti, i migliori abbracci. Talvolta ci incrociamo le lambe, come si dice, no? Ma siamo amici da tantissimi anni, veramente tanti anni. Ma quella brava persona. Lui, assolutamente sì, lui il fratello, i genitori erano... No, io il genitore lo conosco, quindi... Cristiano lo conosco anch'io, grande amico. Sì, no, ma assolutamente, quindi la stima, ma che so, è stare reciproca. Tu hai provato a sentire Luca dirgli della cosa? Sì, ma anche perché poi lui ci telefoniamo a vicenda, se una persona non ci tiene, non telefoni per spiegarti, no? E infatti. Comunque, aspetta, finisco però la parte importante. Sì, scusami. Dico, vabbè, pagamento elettronico, carta di credito, io ho l'American Express. Non c'è un motivo particolare, la mia azienda ha la convenzione con l'American Express e quindi l'American Express accettata in tutto il mondo. Credo sia la seconda carta più diffusa al mondo. L'accettano tutti, l'accetta il McDonald's, l'accetta l'Hyperness Lunga, sto pensando. No, l'American Express no. Allora, esistono delle trattorie nell'Agro Pontino probabilmente o sull'Appennino Tosco Emiliano che non accettano l'American Express, ma accettano i contanti. Allora, se tu non vuoi contanti, vuoi solo la carta di credito, devi accettare almeno i 3-4 circuiti più diffusi, ma non almeno solo uno, perché credo. Altrimenti sembra che fa un favore, chiedo scusa, non sarà così, ma sembra che fa un favore a Nexi, a Visa. No, ma però voglio dire, c'è sempre che c'è una convenzione
occulta nazionale. Vi ricordate quel premier, parlavamo di De Gobbo, quindi sì, della Toscana, quando Renzi premier girava col il tablet con bella vista, che poi si è scoperto che c'era una sponsorizzazione occulta. Certo. E adesso, al di là del pensare male, però insomma dico, non prendi i contatti e voglio almeno che tu accetti l'American Express, anche se ritengo che accettare i contanti per cifre inferiori alle 100 euro sia doveroso, ampiamente sia assolutamente nelle possibilità di farlo, sì, assolutamente, scusate, che sia assolutamente doveroso. Detto questo, mi sono lamentato, io sono molto social. Non l'avrebbe mai detto nessuno, non si vede mai nelle cavallotti su social, ma vi pare, ma quando mai, ma non c'ho niente da nascondere, no, ma ti pare assolutamente. Poi ci sta simpatici o antipatici. Lele, senti, facciamo una cosa, perché io adesso alle 22 ho il blocco pubblicitario. Diciamo ancora qualcosina, poi vado in pubblicità e prendiamo poi dopo la cosa. Quindi. Benissimo, no, dicevo, ecco, sono andato sulla mia pagina Facebook e sui gruppi di Magenta, quello di Camilla, se di Magenta 6, Magenta Notizie, i giornalisti che utilizzano moltissimo queste pagine, questi gruppi, no? per avere notizie. Insomma, con questa notizia è andata anche su un settimanale cartaceo e credo anche la versione online molto seguito, e la cosa ha assunto dimensioni veramente veramente importanti. Insomma, qualcuno se l'è presa, qualcuno ci ha riso sopra. I miei haters si sono presentati puntuali, saluto Stefano Guerra. E vabbè, insomma, adesso siamo arrivati al limite giusto dei... Oh ragazzi, questa è una chiacchierata, un pur parlé tra amici, non si offenda nessuno, voglio sperare che ci mancherebbe altro. Stiamo parlando vogliamo... dei fatti. No, cioè, vabbè, ma poi... Enunciando i fatti come sono successi. Va bene, va bene. Lele, senti, andiamo un attimo in pubblicità, dopodiché noi ci ritroviamo subito qui, così almeno parliamo anche poi di altre varie iniziative. Ecco perché anche sotto Natale mi è venuto anche un po' il piacere di chiamarti, no? Perché so che tu sei molto attivo anche nelle mosse di beneficenza, mosse caritatevoli, non so più come chiamarle. Poi ci dirai qualcosa, questo è il vero scopo del nostro incontro questa sera, però non si poteva anche magari comunque dire due cose, perché comunque viaggiano dappertutto. Dai, rimanete un attimo lì, noi ci troviamo veramente tra un minuto e mezzo e siamo di nuovo insieme a Lele Cavallotti. Rimanete lì, grazie. RCM 104 Web Radio. M 104 Web Radio. La tua pubblicità. Publicom è serigrafia, stampa digitale ed applicazione. Publicom è stampa diretta su supporti rigidi, abbigliamento professionale e promozionale. Publicom è inoltre personalizzazione, gadget, shopper, targhe, decorazioni automezzi, vetrine ed insegne. Publicom lo trovi a Nerviano, in via Giovanni Pascoli 1, telefono 0331 589 232. Email amministrazione.publicom@gmail.com. Sito internet www.publicom.com. RCM 104 Web Radio. La tua pubblicità. Gestac.it è Hotel Diamante, Corbetta, Milano. Gestac.it è Nuovo Albergo Italia, Abbiategrasso, Milano. Gestac.it è Clima Hotel Milano Fiere, Milano. Gestac.it è Eremus, Alonato del Garda, Brescia, e Alaxia Luxury Apartments ad Alassio, Savona. Per i tuoi spostamenti di lavoro o le tue gite importanti, non andare a casaccio. Consulta il nostro sito all'indirizzo internet www.gestac.it. Gestac.it. Ospitalità alberghiera d'eccellenza. Tanti auguri da RCM 104 Radio Web. Tanti auguri, RCM 104 Radio Web. Mm-hmm.
rientriamo subito in studio insieme a Lele Cavallotti questa sera per una bella amabile chiacchierata anche sulle iniziative di beneficenza, e non potevano mancare proprio sotto Natale, perché insomma sotto Natale la macchina benefica si muove insomma in un certo, con un certo qual ritmo. Si può dire così, qual ritmo? Sì. Assolutamente sì, credo. Sì, poi sono passate poi le 20. Sì, sì. Beh, siamo ancora... Dopo le 22 si può dire. Si può dire, sì, ok, abbiamo evitato la fascia protetta. Va bene, Lele, con lei abbiamo chiarito, poi come l'avete risolta questa cosa? Ma no, in realtà non è risolta, la multa è stata pagata ovviamente, perché ma dai, ripartiamo dall'inizio, io ho sbagliato. Questa è l'unica cosa che non è in discussione, ho sbagliato io. Quindi la sanzione, vabbè, questo è proprio una discussione sul metodo di pagamento, sul rendere più semplici le cose, insomma. Ma adesso comunque metteranno a disposizione, varieranno qualcosa, verranno incontro, perché poi adesso sincero, è successo, è che con te la politica mi sia proprio venuta incontro in questa cosa, anzi si sono dimostrati più infastiditi che altro da questa cosa qua. Io sono convinto che sia un servizio, che sia una cosa, non voglio dire una battaglia di civiltà la mia, non voglio, ma no, per però, 29 euro non è più una mossa del genere, poter permettere a una persona di pagare se crede in contanti non mi sembra una cosa così, una richiesta così peregrina, insomma. Poi io l'ho fatto presente il sindaco, ne abbiamo chiacchierato, ho chiacchierato anche con altri consiglieri e assessori. Io spero che questa cosa cambia. La legge cosa dice il Ministero della Difesa? Il Ministero dell'Interno. Ministero della Difesa. Guarda, te lo cito proprio giusto perché poi tra l'altro, ecco, noto a margine, io avevo chiamato il 117, la Guardia di Finanza, no? No, non è un pronto intervento. Il 117, a differenza del 112 dei carabinieri che ti arrivano per emergenze importanti, ecco. Sì. Al 117 un cittadino che tende a segnalare qualsiasi cosa, è un filo diretto che hai con la Guardia di Finanza. Sì, okay. Allora dico, mi succede questa situazione, io vorrei pagare in contanti, e a parte che sono messi a ridere perché sono abituato a gestire l'altro tipo di opposizione, cioè di gente che dice volevamo andare voglio a pagare in con contanti, la carta, invece chiaro, loro chiaro. Volevano i contanti, certo, sì, allora, all'opposto abbiamo fatto una risata, insomma, io e questo operatore della Guardia di Finanza che mi ha risposto. Però lui confermava tutti i miei dubbi, le mie perplessità, cioè? Anzi mi ha detto che il pagamento in contanti è valuta legale, è l'unica moneta legale in Italia, sono i contanti. Poi esistono i pagamenti alternativi, la moneta elettronica, ma sono alternative a, fatti salvi i limiti del riciclaggio, eccetera eccetera eccetera, e mi parlava di questa circolare, cioè vuol dire che tu entro i certi limiti puoi muoverti tranquillamente con, esatto, la tua pezza non giustificativa, non c'è l'obbligo di tracciabilità di cose, tutto. Se vuoi essere sicuro che non ci sia il commerciante che fa del nero con i tuoi soldi, okay, chiedi lo scontrino fiscale e tu sei a posto. Cito tanto, guarda, è velocissimo questa circolare del Ministero dell'Interno. Beh, adesso qua non si vedrà sicuramente. No, è un pippicino. Sì, no, non si vede, è luminoso lo schermo, quindi ovviamente. No, è qua la telecamera, guarda, è questa qua. Questa qua, lei qua. Ma si è spento il cellulare. Vabbè, è veramente. Va bene, allora, Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Come noto, per le violazioni per le quali il codice della strada stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie, eccetera, eccetera, arriviamo al punto importante. La somma dovuta può essere pagata, due punti, in contanti, direttamente presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, tramite conto corrente postale, tramite conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Quindi il contante è la prima delle alternative che viene citata nella circolare del Ministero. Certo, sì. Io su questo, sul fatto che il codice penale dice che non mi possano rifiutare il pagamento in contanti, ho basato la mia protesta, insomma. Ecco, poi se qualcuno mi dice che ci sono leggi più recenti, dei cambiamenti e tutto, sono ben lieto di ascoltarlo. Fino adesso ho sentito dire è sempre stato così, facciamo così, e ma anche là fanno così. Ecco, a proposito, quanti hanno risposto così? Cioè, anche là, anche questo comando, anche questo, guarda, comando. Ti sei informato? Certamente, guarda, ti farò. Il nostro amico comune Luca Del Gopo mi dice: perché dai, Lele, su, tu se vai in ospedale a ritirare gli esami, cosa fai? Paghi in contanti? Ecco, io stamattina sono andato a pagare
un esame all'ASL, all'ST qua a Magenta, ed ho pagato in contanti. E anche lì è pubblica amministrazione, credo, no? E credo di proprio di sì, sai. E quindi qualcosa non quadra in tutta questa vicenda qui. Poi non volevo che avesse questi contorni o una eco del no, genere. Però mi piacerebbe che se divenisse una soluzione, il famoso buon anche senso. Perché Lele, adesso, oggi ti è toccato a te questa vicenda, ma magari domani può capitare a me o chiunque altro. Sì, poi io ne ho fatto anche un po', lo ammetto, una questione di principio. Magari invece qualcuno non è una questione di principio, magari ha solo quella carta, infatti, non ha la carta di credito, non ha, insomma, non mi sembra. Perché poi dopo tu torni a casa, oggi non ci posso andare perché il permesso del capo ufficio non me l'ha dato, non posso andarci quella settimana perché c'ho la zia che non sta bene, insomma, milioni di motivi. Ti arrivano a casa poi, molto poi, le famose cartelline che ti dicono devi pagare ancora 20 euro perché non, le pagate in ritardo, quindi quel ritardo che nel frattempo sono diventate magari 12, perché poi passano gli anni con le cose. Hai capito? Sì, no, assolutamente. Ma poi insomma c'è la gente che chiede il ponte sullo stretto, c'è la gente che chiede la metropolitana Magenta. Ma infatti, Dio, qui mi sembra proprio una cosa, mi sembra di chiedere una cosa che abbia costi per l'amministrazione. Speriamo che si risolva. Poi tu hai già le idee, ma poi insomma non credo che Magenta, ma Dio buono, ci mancherebbe, dai, no, ma poi Magenta. So che anche altri ragazzi comuni fanno così, anche Robecco, per dire, mi risulta, io non ho preso molto Robecco ultimamente. Hai chiesto tu? No, però mi risulta che anche a Robecco si possa pagare solo con la carta bonifico POA. In contanti no. Un'altra delle uscite che ho sentito, che ho letto dei miei vari haters, interessante questa cosa, e però va in posta così almeno puoi pagare in contanti. Ma se va in posta così puoi pagare in contanti, devi farti la coda, devi andare in un ufficio dove infatti ero già stato quello della polizia locale, quindi ho già speso la mia ora di tempo, e soprattutto un bollettino postale costa 2 euro. Non è per perché le 2 euro pagare, ma però, perché devo buttare le mie? Perché c'è, infatti, sono non d'accordo. Sono le mie. Ci vado a bere il caffè, offro il caffè a una persona per strada, no? E così beviamo un caffè in due e siamo contenti in due. Ma poi se la legge permette una mossa del genere, perché non fa? Perché, però in posta allora puoi pagare in contanti. Perché la posta sia il comune, no? Cioè, sono guardate. Cioè, tutti mi dicono, ma fai così, ma fai così. Ma perché invece non risolvere il problema, appunto? Dai Luca, se ci stai ascoltando, insomma, dai, cerchiamo di fare qualcosa, perché oggi è toccato a Lele, il nostro buon amico Lele. Però se lo facciamo magari con un cittadino che magari ha tempo a disposizione, grazie a Dio noi riusciamo magari a ritagliarcela, magari qualcun altro non ce la fa, si trova davvero, insomma. Ma poi poveri contanti, cosa vanno fatto di male? Ma da una parte, siamo cresciuti da con una le banconote parte, con risparmio che mettevi nel salvadanaio, la parte del nonno. Da una parte io li capisco anche, perché comunque insomma c'è non gente come te, come me o come Luca, il nostro amico Luca del Gobbo, ma tanta gente ci ha marciato su in un modo abominevole, e purtroppo quelle restrizioni che hanno poi portato in applicazione ce le troviamo addosso anche noi, sì, e quindi ne paghiamo lo scotto, quindi purtroppo noi paghiamo lo scotto di qualcun altro, le colpe di qualcun altro. Sì, perché poi si parlava di tracciabilità, mi hanno fatto vedere un regolamento, ma in realtà quello è un regolamento che riguarda la pubblica amministrazione quando paga, non quando incassa, che è diverso, completamente diverso. Come la mia maestra mi avrebbe usato la matita blu dicendo sei andato fuori tema. Te lo ricordi quando lo usavano? Porca miseria, se me lo ricordo. che anno sei tu? Che poi non io sono del 70, e quindi hai 3 anni meno di me, siamo più o meno dello stesso periodo. No, la matita rossa e blu degli insegnanti l'ho vista. Come no? E il righellino sulle unghie. Io ho fatto il padre su maschio a corbetta, buon'anima di padre Carlo Valsecchi, che ho sempre nel cuore. Belin, che botte avevo prendevi? Un lungo bastone per indicare le cartine, ma ogni tanto quel bastone. Belin, che vergate che arrivavano. Va bene, senti, l'importante è comunque dopo, insomma, si sia risolto, a quanto pare, i dubbi non ce n'erano. Speriamo di avere, insomma, chiederemo poi a Luca, magari in un futuro, se questa cosa si sia, tra virgolette, risolta e in che modo, così almeno anche per i cittadini magentini che hanno magari qualche problema o che capiterà di avere qualche problema.
di questo tipo possa con la relativa calma poter operare. Scegliere come risolvere il contenzioso. Lele, parliamo di beneficenza. Volentieri, beneficenza. Perché so che tu hai avuto qualche problemino tempo fa, e infatti ti volevo chiedere anche come stavi col allora, tuo con il tuo cuoricino, non quello di Mino. Quello di no, Mino io ho avuto sta bene. Un problema importante cardiaco, superato. Si fanno i controlli di rito, sto a terapie farmacologiche in corso e qualche spigolino del mio stile di vita ha dovuto essere rimato, ma insomma non ancora tutti, ma ci arriviamo. Sì, però appello alla moglie di Lele. Signora, guardi, c'era un le dico un aneddoto, tu vai avanti se vuoi parlare, parlo con la signora. No, allora mia moglie, se non ascolto te lo fa. No, dicevo, signora, c'era una città sul Mantovano che si chiama San Giorgio, ha il porto dalla parte veneta e il porto dalla parte mantovana, però uno è San Giorgio Mantovano e l'altro è San Giorgio Veneto, quindi il fatto di avere due case da una parte e dall'altra non è che sintomo di uguaglianza. Se il signore non deve fumare, gli tagli il tabacco, glielo no, tagli, cioè, lo faccia star bene. C'è una spiegazione per cui il cardiologo mi ha detto che se si rimane su un numero veramente esiguo di sigarette... Se le eviti è meglio. Perché, no, lo so, però lui dice che nella mia situazione smettere di fumare no, mi porterebbe... No, ho smesso io che ho 35 anni di tabagismo. Ma mi porterebbe probabilmente un aumento di peso, che in questo momento... A me lo dici! Ma in questo momento non si sa cosa sia peso delle due, no? Insomma, ma no, lui... ma tu più di così non vai, dai Lele... Ma va, sono in forma sbagliata. Appunto, dico, sono stato così, ma chi ti ammazza te? Dai. Ma neanche la Nadia Comaneci quando ho preso 10 corporini. Se ti vedesse la Simeoni, guardi, si metterebbe a piangere, te lo dico io. Comunque, no, torniamo alla beneficenza, dai, che è una cosa che sì, dicevo, la vino cuoricino. Abbiamo fatto delle cose, ci siamo un po' spostati. Abbiamo fatto delle cose in Liguria, anche perché diciamo la parte della convalescenza. E sono stati molto ospitali con me, quindi anche lì ho messo qualche semino qua e là, mentre stando al locale, che è la cosa che ho più a cuore, devo dire. Tra l'altro, anche nei momenti della malattia ho avuto molta solidarietà dalle persone che hanno avuto a che fare con Mino Policine. Questo anche perché avete fatto delle cose gregge, No? Però cioè, la riconoscenza, vogliamo citarne qualcuno? Allora, io ho lavoro un po' con lavoro, cerco di aiutare quelli che lavorano nelle RSA e quindi in base a quello che hanno bisogno delle forniture di ma anche per dire con l'amico Ale Smart abbiamo preso del vino, anche no, del buon bicchiere di vino rosso ai pasti, perché no, insomma, no, e l'abbiamo donato queste RSA. C'è il centro diurno, i ragazzi di Ponte Vecchio, a cui era stato rubato purtroppo una mano infame, aveva rubato un televisore, lo schermo gigante di questi ragazzi, e per motivi di burocrazia, perché lì c'entra l'ST, il comune, il dipartimento, non lo so. Fatto sta che non si riusciva a divenire questa soluzione, con Mino Cuoricino abbiamo provveduto, e anche qui con un altro amico che però non vuole apparire, ecco, mettiamola così, non vuole dire il suo nome, abbiamo preso questo televisore, l'abbiamo consegnato ai ragazzi, poi nelle feste comandate, il panettone, il calendario dell'avvento e queste cose qua. Quest'anno sono in colpevole ritardo, ma ho avuto gestire delle situazioni importanti per i miei genitori, no? Quindi sono arrivato un pochino col fiato corto. Sei arrivato un po' lungo, si dice. Esatto, sono arrivato lungo col fiato corto. Quindi non so se riuscirò entro Natale a fare i progetti che avevo in mente. Se non sarà per Natale, sarà l'Epifania o saranno i primi giorni dell'anno, ma sicuramente i ragazzi del centro di uno che sono aumentati. Perché... Tu sei abituato al tuo, come si dice, al tuo prossimo, che Natale li hai abituati, che Natale arriva, come dice la pubblicità, quando arriva. No, è vero, no, ma Tu lo fai anche durante l'anno il Natale, quindi... Sì, no, ma mi piacerebbe fare questo Natale, perché poi c'è questa cosa del centro diurno, ossia che nel pavimento delle scuole di Ponte Vecchio, dove questi ragazzi si ritrovavano, adesso io la dico semplice, è stato trovato dell'amianto, tracce d'amianto, non so bene, fatto sta che hanno dovuto fare dei lavori
bella grana se ci fosse l'amianto. Sono stati spostati assieme ai ragazzi del centro diurno di Magenta, che però già aveva una sede un po' vecchierella, erano già tanti, quindi il numero è aumentato dei ragazzi, certo, con cui condividere questa esperienza di vino vino. E quindi ecco, bisogna fare le cose un pochino più grandi. Sicuramente loro sono nel mio cuore, anche perché mi scrivono dei biglietti, delle cose. Ma gli facciamo un applauso. Sì, sono bravissimi questi ragazzi. Ragazzi, le OSS, le infermiere, le educatrici, cioè tutto quello che gira, i genitori, certo, quei ragazzi, tutto quello che gira attorno a quel mondo lì è veramente encomiabile. Bisogna, se avete l'opportunità, un qualcosa di inventare qualche attività, portare qualcosa, insomma, fatelo. Beh, ascolta, usaci tu ogni tanto quando fai queste cose, tu ci puoi usare, mandi il comunicato, ecco, e noi facciamo magari troppi, no, però magari al posto di andare da solo, andare in due, in tre, in quattro, anche perché poi magari ci sono i pacchi da portare, quindi volentieri, se qualcuno... due mani servono, ecco, quindi se qualcuno mi dà una mano, volentieri. No, ma poi ci sono amici come Alessio Bosani, come Mariele, il buon Alessio, che salutiamo, anche lui, l'amica Mariele Alessio, che anche lei ha un cane, Norma, e anche lei è venuta nel centro. Se non ricordo male, correggimi, se non ricordo male, voi avete fatto anche qualche cosa legato al mangimi del cane. Sì, questo è successo con una delle persone più dinamiche del panorama della beneficenza magentina, ma dai, anche del commercio, ma anche di tantissime cose, che è la nostra fiorista del cuore della chiesa di San Rocco, la nostra amica Jessica, la vulcanica Jessica assieme a Natasha, assieme altre amiche, c'era l'opportunità di acquistare uno stock veramente importante per un furgone intero pieno zeppo di mangime e cibo per cani, e l'abbiamo distribuito nei vari canini. Siamo arrivati fino addirittura vicino a Bergamo, e infatti l'assessore regionale Lara Magoni, anche lei ci ha scritto una lettera di ringraziamento. Vabbè, molto minimo, bello, dai, insomma, bravi. No, però insomma, bravi. Sì. Io me la ricordo, non ho visto, francamente, dico la verità, non ho visto la fine. Quindi te l'ho chiesto. Ma anzi, no, io devo dire che io ho contribuito in maniera meramente economica. E poi mi sono raccordato con l'assessore Magoni, che conosco, per avere degli indirizzi di canini. Il lavoro sporco, il guidare il furgone, caricare tutto, l'hanno fatto, mi vergogno a dirlo, ma l'hanno fatto Natasha, Jessica. Beh, vabbè, comunque, anche perché sono persone che non si tirano indietro di fronte alla fatica. Cuore infinito, infinito. Erano canini EMPA, avete avuto difficoltà con l'EMPA? No, ma poi questa parte burocratica, in realtà, avendo avuto questi aiuti, siamo stati un po' supportati, ecco, in quella parte qua. Però no, qual è stato, cosa vuol dire supportati? Supportati, cioè, ci hanno spiegato quali sono le varie trafile burocratiche del caso, perché come quel televisore che ha regalato al centro diurno è stato un pasticcio. Questo anche il commerciante che ha contribuito in maniera importante alla donazione ha dovuto fare permessi, lettere, autofatturazione. Autofatturazione. Cioè, non è che tu puoi prendere in questa cosa e dire: signori, vi regalo questo. No. Perché? Perché lì ci sono più enti che sovrappongono, e quindi serve la delibera, serve l'IVA, la devi comunque versare, tutte queste balle l'ufficio qua. Ha un costo in termini di tempo, di burocrazia, di carta, che non magari in quello che è la parte sì, però veramente il famoso ufficio complicazioni e cose semplici di cui lì l'ufficio complicazioni, bravo, esatto, interviene. Mi stavo dimenticando il ufficio. Interviene, perché veramente anche fare del bene così non è semplice. Cioè, se io regalo un pallone da calcio, un bene invece durevole come un televisore che rimane, eccetera eccetera, tutta una serie di, come quest'estate c'era un problema di riscaldamento, pompe calore, io pensavo banalmente di arrivare con due pinguini comprati ci vuole istruzioni, la certificazione, questo non è semplice, però vabbè, insomma. Senti Lele, niente, quindi che cosa metterai in pista dei progetti a breve, in futuro, cosa prevedi di fare? Gli porti il mangime anche questi qua? No, con Binomino Colicino ormai abbiamo questi nostri riferimenti, che sono la RSA di
ha in pista qualcosa? Ah, l'RCA Don, come si chiama? No, Don Curi, quella di Magenta. No, quell'altra, quella che riguarda. Ti faccio, mi scoccia di nuovo. Volevo fare delle donazioni anche alla Don Curi di Magenta. Questo è successo tempo fa. Non ti dico. Per la difficoltà, alla fine ho rinunciato. Attenzione. Perché? Tanta gente. Perché bisogna parlare con quello, con quell'altro. E forse era anche il periodo del Covid, se non ricordo. Fatto sta che, insomma, mi avevano fatto rimbalzare. Dai, sono andato a un RSA. Della lomellina più sperduta. E beh, queste qua non avevano bisogno. C'avevo di queste cose, ho trovato questa regia, gliel'ho portato. No, a Corbetta la collaborazione funziona da tempo con cose diverse nel tempo. E poi vabbè, insomma, adesso c'è anche due parti, due pezzi del mio cuore nella regia di papà e mamma. Ah, bene, bene. Nel frattempo, bene. Perché poi la mia collaborazione è iniziata prima che loro arrivassero, no? E poi la vita, gli eventi hanno fatto. In modo che loro andassero lì, insomma, no? E quindi motivo in più per andarci col sorriso. Guarda, noi abbiamo fatto qualche settimana fa, abbiamo fatto un po' di musica qui a Corbetta alla RSA. Don Ghezzi, come si chiama? Questa di Corbetta non mi ricordo. Comunque è quella che sì, c'è. Sì, sì, ma dietro i pompieri. Bravo, tra dietro i pompieri di Corbetta. Siamo andati là con. Io non pensavo, ti dico sinceramente, non pensavo una cosa così. Ma quello che ho ricevuto in termini di valore, di calore umano da quelle persone che erano dentro, insomma, questa struttura, è una cosa incredibile. Cioè, io una cosa così non l'ho mai ricevuta da nessun altro. Io lì e ho fatto solo musica, quindi io mi metto anche nei panni tuoi. Sì. Che hai donato, hai cercato di portare. Attenzione, delle... ma lì ecco, ci sono le due metà, no? Cioè, c'è la metà degli ospiti. Sì. Che sono persone che hanno ancora tanto da dare e da dire, sì. Magari il fisico è compromesso, ma insomma a livello di ricordi, di esperienze, di chiacchierata, di calore umano sono importanti. Ma assolutamente sì. E poi c'è anche tutto il mondo di os, infermiere, medici, psicologi, cuoche, i manutentori, gli centralinisti. È una struttura veramente che secondo me funziona molto bene. Hanno questo elemento distintivo che ha il sorriso, non so se tu hai visto, sì, sì. Tutti quelli che hanno un camice dentro lì sono tutti col sorriso, sono tutti vero, col sorriso. Ma non solo loro, perché poi questo sorriso, come diceva Ron Hubbard, tante volte il sorriso è contagioso e quando diventa contagioso diventa un problema fermarlo, è quello veramente un po' un problema, perché contagia tutto l'ambiente circostante e crea come si dice, l'ambiente ottimale. Sì. Poi c'è la parte del nucleo protetto, quindi con le malattie neurodegenerative, e anche interessante, mi piace anche andare a capire di più di questo mondo che conosciamo poco, perché magari ci spaventano, allora non andiamo a informarci dei progressi che ci sono nelle cure. Ad esempio, uno si immagina, no, chissà quale macchinario, chissà quale formula chimica, una bambola, cioè il malato di Alzheimer. C'è questa terapia che è una bambola, ma una bambola a tutti gli effetti, non ha nessuna apparecchiatura all'interno. E a chi è affetto da questa patologia viene, in alcuni casi, poi lo decide lo psicologo, il medico, viene affidata questa bambola che nella mente di questa persona si trasforma poi in una persona vera, in un bambino. E quindi la volontà, l'attenzione di accudire lo fa concentrare su quello, lo fa distogliere l'attenzione magari da fenomeni come il wandering, come altre cose che possono essere dannose per lui, no? E tante volte anche delle cose semplici, però le impari frequentando la quotidianità di questi posti, insomma, ecco. Io purtroppo, guarda, dell'Alzheimer ne ho avuto sono stato purtroppo toccato da questa cosa, perché ho perso il papà in questo, diciamo così, in questo ambiente, per cui sai, qualcosa mi è rimasto addosso, no? Insomma, diabete grasso, sono stati molto molto anche esaurienti in fatto di spiegazioni, mi hanno spiegato bene che cosa succedeva talvolta nelle menti di queste persone, e come dicevi te, basta un niente
per aprire un mondo che fino a quel momento prima era come si dice, inespugnabile. Inespugnabile, inesplorato per esatto, noi. Sì, è vero, esatto. È vero, un puntino e tu sollevavi il classico mondo. Questa è la realtà dei fatti. Senti Lele, tu hai una pagina, immagino, dove ci si può, diciamo, seguire, sì, le tue vicende. È una banalissima pagina, perché facciamo un passo indietro. Mino Mino Cuoricino non è un'associazione benefica, non è una onlus, non è niente. Però non ho aiuta la gente. Non ho un conto corrente, vabbè. Non c'è un IBAN, no, cioè nessuno può questo versare, è giusto dirlo, niente. Ecco. Questo è tutto giusto dirlo. Quello che fa Mino Mino Cuoricino è autofinanziato da me o da amici cari che conosco da una dirlo, vita. Bravo, hai fatto bene. E quindi non raccolgo soldi, non sono interessato a donazioni economiche. Poi se uno produce, che so, pannoloni e vuole regalare ai bambini, mai che magari domani ti troviamo tutto, io faccio da tramite con la San Vincenzo, con bello, anche con la San bello. Vincenzo Mino Mino interviene sempre. Tante volte loro mi dicono l'esigenza. Però no? È bello anche il nome che gli hai dato, Mino Mino Cuoricino. Mino Mino Cuoricino. Come sì. Ti è venuta una cosa? Beh, Mino è il nome di mio papà. Dai. E allora ho chiamato il bambino. Allora, tutto nasce da mia cognata che chiama il suo cane detto, Angelino. Facciamo un applauso, un applausone a Lele. Bravo. E nasce perché mia cognata chiama il barboncino suo Angelo come suo papà. Mm. Allora subito dopo arriva il mio barboncino e per par condicio lo chiamo con mio papà. Mio papà all'inizio non era contentissimo, poi in realtà l'ha preso a sorridere. Ma poi io viaggio molto e quindi in automobile quindi da solo col cagnolino sempre, no? Mi fa una grande, anche una gran immagino compagnia. Tu faccia la... E chiamarlo Mino mi sembra di portarmi un po' di famiglia in giro, no? Poi io amo storpiare le parole, le cose, quindi Mino Cuoricino. È nato così il nome. Senti, facciamo una cosa, noi abbiamo adesso la pausa pubblicitaria ancora una volta, dopodiché passiamo i saluti, così almeno ed eventualmente diamo anche i tuoi contatti se qualcuno avesse magari qualche richiesta, un ente in difficoltà, sì, qualche cosa su Facebook potete trovare anche delle iniziative. Lele Cavallotti, c'è la pagina Mino Mino Cuoricino. Dai, lo diciamo dopo. Dai, potete chiamare anche la radio, tanto qua. Sì, non c'è problema, sai che c'è una ci mancherebbe altro. Ma volentieri, se possiamo darti una mano, Lele, siamo qua. Solo da dire. Rimanete ancora un minuto insieme a noi, c'è la pubblicità, ma poi ci troviamo subito dopo. RCM 104 Web Radio. La tua pubblicità. Nuovo Albergo Italia, eccellenza alberghiera alle porte di Milano e nel centro storico di Abbiategrasso. Nuovo Albergo Italia, nel verde del fossato del Castello Visconteo, per il tuo lavoro, per la tua vacanza o per il tuo relax. Scegli il tuo soggiorno perfetto al Nuovo Albergo Italia. Nuovo Albergo Italia, Piazza Castello 31, Abbiategrasso, Milano. Telefono 02 94 96 5228, sito internet www.nuovoalbergoitalia.it. Nuovo Albergo Italia è gestito da www.gestac.it. RCM 104 Web Radio. La tua pubblicità. Studio DAM Physiotherapy Planet, per la tua riabilitazione fisioterapica. Studio DAM Physiotherapy Planet, per il tuo trattamento osteopatico con metodo Soler. Studio DAM Physiotherapy Planet, per il tuo trattamento di fisiochinesi e massoterapia. Studio DAM Physiotherapy Planet lo trovi a Corbetta, via Oberdan 50G, Mesero, via San Bernardo 29, Magenta, via Puccini 6. Per i tuoi contatti diretti consulta il sito internet www.studiodam.it. Possibilità di prenotazioni online. Studio DAM Physiotherapy Planet, la tua salute, la nostra missione. RCM 104 Web Radio. La tua pubblicità. Borgo Formaggi. Da 40 anni affina e seleziona le migliori tome della Valsesia. Ed oltre a questo, abbina un'ampia gamma di produzioni artigianali come il burro ed il classico raviolo piemontese. Borgo Formaggi collabora con tutti i migliori caseifici dell'Alto Piemonte, tra cui la latteria antigoriana di Crodo. Tutti i prodotti Borgo Formaggi li potete trovare nei migliori negozi, ristoranti e supermercati del Piemonte e della Lombardia. Borgo Formaggi, da 40 anni, la migliore tradizione casearia valsesiana sulla tavola di casa vostra.
State ascoltando RCM 104, Radio Corbetta Magenta, buon ascolto. Rieccoci ancora una volta, il Lele Cavallotti sempre qui in studio 1 Corbetta, in studio di RCM 104. Allora Lele, qualcheduno che ti vuole cercare, allora abbiamo detto Facebook. Sì, allora su Facebook, vabbè, c'è la mia pagina Lele Cavallotti, c'è la pagina Minomino Cuoricino, ma approfittando dell'ospitalità e della tua generosità, penso che anche se contattassero direttamente la radio, certo, io mi attivo immediatamente, anzi siamo a disposizione. Ce ne parlava poc'anzi, no? Io collaboro anche con la San Vincenzo, soprattutto Cuore di Magenta. Ti faccio un esempio banalissimo, no? Avevo degli abiti, dei vestiti, delle cose, e nel parlare mi dicono questa responsabile con cui mi raffronto spesso, che servivano gli spray multiuso, quelli per la pulizia della casa, no? Ah, gli spruzzini. Esatto. Allora, okay, con l'amico Alex Mart andiamo a trovare questa azienda vicino a Bergamo che lui conosce. Tra l'altro un'azienda che produce detergenti per le cucine industriali di gran qualità, no? Quindi d'acciaio, da ristorante e tutto. Quindi con l'HACCP, con tutto proprio, sì, certificato perfetto. Chiaramente senza il nome dell'azienda, perché ci hanno fatto uno sconto importante, abbiamo diviso le spese di lui, li abbiamo brandizzati Minomino Cuoricino. Dai. E sono sì, avevano lo spruzzatore brandizzato Minomino Cuoricino con la foto di Mino, e li abbiamo distribuiti. Quindi se qualche imprenditore, no, o commerciante, artigiano, chiunque avesse del materiale di qualsiasi genere che vuole donare, però magari sono solo 10 flaconi, magari sono solo, noi con la San Vincenzo si va a quelli operare che sono, nelle singole quelli famiglie che sono. Con l'RSA, con il 101, andiamo numeri più importanti, insomma basta incrociare, perché tante volte magari rischiamo che della roba scada, venga buttata, e è uno spreco inutile, insomma, no? Ecco, io sono d'accordo. Tutto quello che è la parte logistica, il trasporto, la consegna, tutto documentato, fotografato, ci mancherebbe altro, io me ne occupo volentieri. L'amico Elvis Paolucci si dichiara anche lui disponibile, quindi sempre. Se qualcuno, guarda, se c'è da fare un po' di beneficenza, io facciamo, chi mi conosce, insomma, sa che sono sempre in prima linea anch'io, per cui mi farebbe piacere e sarebbe un onore collaborare e fare del bene per qualcuno, quindi io sono a disposizione. Mi diceva il Manzoni, ha messo in bocca a Renzo nei Promessi Sposi questa frase bellissima, che dice: Dio mi ha dato del bene perché io ne faccia. Molto bella anche quella, sicuramente. O D'Annunzio, che dicevo io, quel che ho donato, no? E quindi sì, siamo manzoniani o d'annunziani, scegliamo noi, ma senti, vogliate, Lele, insomma. Io ti ringrazio invece di essere passato anche da noi, perché era una chiacchierata che volevo fare già da un po' di tempo, ti dico la verità. Ma quando ho visto questa cosa, ho detto: ma c'è, che lo chiamo, sentiamo. Con la scusa della... Sì, ho detto che con la tante scusa. Volte dalle multe nascono delle opportunità. Opportunità, bravo. No, però scherzi a parte, sarà un piacere il fatto che tu comunque verso di noi sei sempre disponibile. Mi fa piacere se vieni a trovarci, quindi per qualsiasi cosa, se che sei qui, vedi tu. Io vi ringrazio e speriamo di vederci per un altro evento, ma ecco, magari parliamo di beneficenza. Speriamo sì. Di multe, contravvenzione. Speriamo sì. Signora, lo faccia smettere di fumare, per piacere, lo faccia smettere. Che quest'uomo qua lo vogliamo avere con noi anche per i prossimi oggi, 50 anni. Oggi credo di non aver ancora fumato. Non vorrei dire una bugia, ma credo di non aver ancora fumato oggi. Ma tu ti senti che ti manca qualcosa? No, in realtà è dopo cena, ad esempio. Mangio il caffè, so, quella cosa lì della richiama, ma fatti piuttosto un cicchettino, guarda. È un... Sono tutti e due io. Ah, beh, ma allora sei abituato anche bene. Vai. Grazie a Lele Cavallotti, grazie per essere stato tutti con noi. Ti invitiamo ancora un'altra volta quando vuoi. Siamo qua. Benissimo, io auguro tutti buone feste e dopo ci vediamo. Bravissimo. Noi continuiamo con i programmi così di RCM 104. Così abbiamo convinto di smettere di fumare. Buona continuazione a tutti, una buona serata, ciao!